Parte già su in quinta. No, insomma, intanto parto con il ringraziamento da parte mia in confronti della società Avellino, del presidente, del direttore, che mi hanno voluto fortemente. Quindi sono molto felice di stare qua. E alla tua domanda rispondo che, guarda, dopo tanti anni di Serie B, ormai ho capito una cosa, che bisogna, insomma, partire coi piedi per terra perché tante volte si prefissano degli obiettivi a inizio campionato che poi non sono quelli. E ti faccio l'esempio di Perugia: l'anno scorso dovevamo fare sfondare nei playoff, invece alla fine siamo arrivati a metà classifica. Quindi credo che l'importante sia raggiungere come primo obiettivo la salvezza, e poi se saremo là, insomma, toglierci delle soddisfazioni è bello per tutti, quindi perché no? Senti, arrivi, scusami, intanto mi presento, Rino Scioscia, giornale Salve. dell'Emilia. Arrivi in una squadra che ha delle grandissime tradizioni e in un attacco dove chiaramente brilla la stella, perlomeno per noi avellinesi, di Ciccio Castaldo, il Certo. quale negli ultimi anni ha saputo mandare in gol un po' tutti i compagni di reparto. Che cosa significa giocare per te insieme con un giocatore molto tecnico come Ciccio? Ma io tra l'altro sono mo molto estimatore di Gigi, insomma, apprezzo le sue caratteristiche e credo anche che abbia qualità superiore alla Serie B. Sicuramente l'ho visto giocare tante volte, mi piace il suo modo, anche perché è uno che non è una prima punta fissa in area, uno che sa fare movimento, è tecnico, spizzato, insomma, anche se è dotato di un gran fisico. Con lui credo di trovarmi bene, ma poi anche con tutti gli altri mancano, insomma, ci sono tanti giocatori anche giovani di prospettive e bravi giocatori. Tra l'altro poi io sono uno che posso giocare sia con una prima punta, con una seconda punta. In tanti anni ho fatto diversi moduli e diversi giocatori con caratteristiche diverse, quindi mi so adattare. Dino, se passa il microfono, vediamo un po'. Ciao, Armando, prima di Ciao, tutto, piacere. benvenuto innanzitutto. Grazie. Sì, mister lo conosco, me ne hanno parlato anche tra l'altro una brava persona, un allenatore bravo. Vabbè, ho giocato sempre contro, di persona non lo conoscevo. E della piazza, insomma, che dire, è una piazza calda, è una piazza dove, guarda, bastate vedervi tutti voi, insomma, avete entusiasmo, credo. E questa è una cosa che per noi attaccanti, vabbè, noi giocatori in generale, è una cosa fondamentale. Tra l'altro è stato anche, insomma, il motivo, anche uno dei più validi per venire qua ad Avellino. Ho ricevuto milioni e milioni, scusate, mille messaggi, più di 1.000 messaggi dei tifosi che hanno una carica pazzesca e sono veramente felice. È una cosa che mi carica, e tra l'altro ero già carico perché ho fatto un mese all'Atalanta, sapendo di andar via, e insomma ho patito un po', e quindi tutti i messaggi dei tifosi mi caricano ancora di più insomma, per subito già domenica con l'Entella. Prego. Ciao, sono Patrick Cumpa, approcciando. Volevo chiederti, sei stato accostato anche ad altre piazze della Campania, volevo chiederti se puoi confermarci che c'erano stati dei contatti e soprattutto a questo punto rispetto alla Salernitana in abbinamento, che cosa ne puoi dire? Sì, no, c'era Salernitana, vi posso dire che a volte ci sono tanti articoli che escono che non sono veri, tipo per dire quello del Bari era tutta una cavolata, non era proprio vero. Quello della Salernitana erano solo delle informazioni, il Benevento era invece quella più concreta, però poi non so, con la società non sono andati più avanti, e invece l'Avellino è stata la più concreta di tutte, e insomma mi ha fatto anche un triennale, quindi sono contento finalmente di avere il cartellino in un'altra società, perché con l'Atalanta sono lì da 8 anni, credo, e sono 6 che vado via, quindi sono felice finalmente di essere in un'altra società dove credo, anzi, crede in me, quindi è una cosa importante che mi dà tanta autostima. Ciao, Ciao, grazie, domani piacere. volevo chiedere che cosa ti senti di proprio
Prometto di sicuro l'impegno e la voglia. Io sono un professionista serio, nel senso che non faccio gol ma esco sempre con la maglia sudata. A me piace lottare nel mio lavoro. Credo che il lavoro del calciatore sia uno dei lavori più fortunati, tra virgolette, al mondo, quindi sono uno che non molla mai fino alla fine. Poi gol, no gol, è meglio, è l'attaccante, il gol è una medicina fondamentale. Però quello che prometto è il sacrificio, lo spirito di squadra, che è una cosa importantissima. Poi se arrivo in due per cifra ancora meglio, però voglio più guardare l'obiettivo di squadra, che credo sia la cosa più importante. Sì, un'altra domanda. Senti un po' il peso della responsabilità della tua venuta qua, cioè voglio dire anche mediaticamente, il tuo arrivo è servito il solo nome di Artemagni a fare in qualche modo lievitare, certo, la cosiddetta asticella degli obiettivi dell'Avellino, perché in realtà l'abbiamo citato l'Avellino anche per la bocca dei suoi dirigenti, era partito ed è partito tuttora con un obiettivo minimo della salvezza, però è innegabile che la presenza in rosa di un bomber come Artemagni, perlomeno di nome e altisonante, insomma, sposta, certo, inevitabilmente, perlomeno istintivamente, l'asticella del traguardo. Tu ti senti poter promettere e di poter pensare in qualche modo a un Avellino diverso dalla semplice salvezza? Ma allora, guarda, io sono uno che si prende le responsabilità, ormai non ho più 20 anni, ce ne ho 29. Mi piace prendere le responsabilità e mi affascina anche avere tutti voi, perché se c'erano qua due giornalisti magari mi ammosciavo. Quindi mi date ancora più carica. Ti ripeto che sulla carta possiamo dire la nostra, però ti ripeto che insomma la salvezza è la cosa che va centrata subito, perché poi è un campionato talmente equilibrato, tante partite, lunghissimo, che può succedere di tutto. Io punterei prima di tutto la salvezza e poi se saremo là ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Senti, credi di poter essere nella rosa, perché ti sentivo prima scritto al primo minuto a Chiapari domenica, perché ti sentivo dire che a Bergamo si è allenato migliaia di domande. Sì, allora, diciamo ho fatto un mese di ritiro, ho fatto tutto, ho lavorato fisicamente, normale che magari quando gli altri giocavano in Coppa Italia, amichevoli, il ritmo partito io non ce l'avevo mai, facevo allenamento, però sempre lavoro fisico. Però di testa sono carico e adesso giocherei due partite di fila, quindi poi vabbè, la condizione atletica credo che viene piano piano. Ciao, buongiorno Giuliani, 8 Channel. Ciao. Una curiosità più che altro, non hai mai giocato al sud, se non insomma un'esperienza a Perugia che consideriamo centro Italia, sì. Come mai, semplici congiunture oppure una precisa scelta da parte tua, quella di non venire nel meridione d'Italia, diciamo? No, non è che è stata una scelta di non venire, anzi, mi sono detto ma perché sempre su, al nord, al centro, vorrei provare un'esperienza anche al sud, e guarda caso è saltato fuori l'Avellino e ho accettato subito. Poi non lo so, anche negli altri anni non ci sono mai stati veri e propri magari interessamenti o trattative che mi hanno fatto venire qua, però non è che è stata una scelta che ho rifiutato, anzi qua appunto è venuto qua fuori l'Avellino, mi sono subito, insomma, non è che ci ho pensato più di tanto. No, te lo chiedevo perché spesso ci può essere anche una differenza tra... Sì, no, ci sono anche giocatori che preferiscono stare al nord che al sud. Io non l'ho mai provata, magari adesso negli ultimi 5 anni sto sempre al sud e non vado più al nord. Quindi, vediamo. Ciao Massimo Iepparello. Lei è stato spesso un uomo derby nella sua carriera. Sa benissimo che da queste parti ci sono due punti speciali contro Benevento e Serenitana. Ci auguriamo che ci sia una nostra bella play. Gol decisivo con le sostanze tanto speciali come quella nel derby di Umbro tra Terenale e Strano. No, mi piacciono i derby, mi piace la rivalità, anche sportivamente parlando, e appunto anche a Perugia con la Ternana poi era molto, molto sentito. È stato bello, poi sì, io sono un po' particolare nelle esultanze, mi piace
sfogarmi è una cosa che fare gol è veramente una cosa indescrivibile, esplodo tutta la mia rabbia. Qui so che ci sono questi due derby e due meglio che uno, quindi speriamo insomma di portarli a casa tutti e due. No, a parte che non c'erano più numeri, e c'era il 2 e il 5, però non sono difensore. Ma il 33 sono gli anni del Signore, quindi però magari mi porta pure bene. Subito metteranno sulla griglia. Ah, no, vabbè. No, non ce n'erano altri, c'erano numeri bassi che... da difensore. Grazie. Va bene. Crepi, grazie mille, grazie.